Guardate quanto è bello, c'è chi lo vorrebbe abbattere, demolire la scala del calcio. Cosa assurda. Il modo migliore per festeggiare un traguardo storico, un 4-0 che avevo tra l'altro previsto, ci sono le prove con le foto insieme agli amici che le hanno postate su Instagram. Il solito Dzeko. Chiedete scusa a Dzeko, chiedete scusa a Mkhitaryan per chi parlava di un 36enne, 37enne, soliti cialtroni, invece ne ha 33 di anni e è di un'utilità pazzesca. E poi, quanto tempo ci voleva per Lukaku? Pochissimo. Qualche minuto è stato sufficiente e adesso si va sempre più in alto, sempre più forte. Si va agli ottavi per il secondo anno consecutivo nel girone che Oliver Kahn ha definito il più difficile, il più duro della Champions, facendo fuori il Barcellona con tanti tanti saluti ai gufi che speravano nella prima mezz'ora di portarsi a casa qualcosa, ma poi ci ha pensato Mkhitaryan a mettere in discesa la situazione e poi Dzeko con due gol, ancora una doppietta in Champions e poi Lukaku, una impresa epica, epica. Nessuno avrebbe mai pensato di arrivare agli ottavi. Forza Inter! E andiamo! Forza Inter! Sport Mediaset! Viva Sport Mediaset! Uomo partita? Dzeko! E adesso? Dove andiamo? Adesso andiamo agli ottavi di Champions! Andiamo a spaccare i culi a tutti! Forza Inter! Il campionato secondo voi si può anche ripartire, si può recuperare? Sì! Fiducia in Zoghi! Diamo tempo e recuperiamo. Con Lukaku si può recuperare? Sì, con Dzeko anche come l'altro numero 9. Si può puntare allo scudato. Voi prima di questa ripartenza eravate, diciamo, negativi o avete sempre avuto fiducia che si poteva riprendere in mano questa stagione? Negativi, ma sempre forti. Ma si poteva sapere che tornava. Ah, ma no. Si può sempre tornare su. Dai ragazzi, vi ringrazio. Qui c'è Romelu Lukaku 9. Manca lo zero. Ciao ragazzi. Venite qua. Allora. Si va agli ottavi, secondo anno di fila. Sempre solo forza Inter. L'impresa. Romelu entra segna. Dzeko fa ancora doppietta. C'era chi diceva che era bollito, finito. No, ma noi sempre solo forza Inter. Ancora due anni. Sempre. Due anni e solo. Forza Inter. Vi chiedo un'altra cosa, come si può pensare di abbattere uno stadio che è così bello? Mai abbatterlo, non si può, nella storia, forza. Guardate che bello, guardate che bello qua dietro. Noi interisti rimane. E invece siete fiduciosi per ripartire anche in campionato? Sì. Si può recuperare? La svolta è stata Inter Barcellona. Lì si è svoltato. Sì. A livello mentale. Senza dire parolacce, sennò mi bannano. Un messaggio al Barcellona stasera. È stato merda! No. Mi dissocio. Vabbè, ragazzi, capita, succede grandi. E si va a festeggiare, si va agli ottavi di finale. Allora, un po' di ansia nella parte iniziale, poi diciamo che abbiamo sciolto qualsiasi tipo di anche brutto ricordo e si è andati a vincere una partita molto molto importante. Felicità soprattutto per essere riusciti a ripartire nel momento più difficile della stagione, quando c'erano i gufi appollaiati sulla panchina di Inzaghi,
Scusate che vado a prendere anche le pagelle. Si è ripartiti proprio nel momento più difficile e complicato per andare a prendersi una qualificazione storica. Mkhitaryan, come a Firenze, ancora lui a sbloccare e a dare tranquillità a un San Siro ancora tutto esaurito. Poi il solito Dzeko e la ciliegiona Lukaku, quello che ci voleva. Ha appena finito di parlare Steven Zhang, che ha detto che non ha nessuna intenzione di vendere l'Inter. L'Inter non è in vendita e non ha nessun tipo di trattativa in corso con nessuno. Quindi parole forti dopo l'ennesimo cartello di contestazione striscione apparso fuori però dallo stadio, e il presidente orgoglioso che ha sottolineato i traguardi conquistati da questa squadra, da questa società, che comunque se ne porta a casa un altro di una importanza incredibile, riuscire ad andare agli ottavi ancora. Ciao ragazzi! E adesso aspettiamo venerdì anche altre domande, a capire anche la sua situazione. Per quanto riguarda Marotta, anche lui ha chiarito che l'intenzione importante del club adesso è rinnovare a Skriniar. Si andrà a parlarne anche con il suo agente e si cercherà di trovare un accordo, sempre che il giocatore sia di questa intenzione. Come vi abbiamo detto, come primi assoluti ci sarà un'offerta importante da 7 milioni. Bisogna capire le intenzioni del giocatore. Direi che comunque con questa squadra, ma anche quanto è migliorata nella qualità del gioco, nella compattezza, nel fare sempre qualcosa di meglio in più, e poi lì sono scelte di vita. Chiaramente non crocifiggerei Skriniar se scegliesse un'altra avventura, e vediamo insomma cosa può accadere. Anche qui c'è l'incontro. Venite, venite, venite. Stiamo registrando, no parolacce, che mi hanno già fatto fare una figuraccia. No. Allora, facciamo una foto. Intanto che stiamo registrando, voi ditemi se siete soddisfatti. Super soddisfatti. Super. Vieni qua, Mauro, io e te. Super soddisfatti. Sì, una vittoria che ci voleva. Ci voleva? Sì, mamma mia. Perché tanto, ti metto? Tanto. Notti così mancavano da un bel po'. E si può pensare adesso di recuperare anche in campionato? Partita dopo partita, vedremo. Speriamo. Bisogna crederci. Sempre fino alla fine. Con Lukaku? Ancora di più. Fino alla fine è meglio non usarlo in questi tempi. Ah beh, sì, in effetti sì. Non porta benissimo. Grazie ragazzi, buona grazie, serata. Buona serata, grazie. Allora, o volete rimanere per le pagelle? Dai. Pure per le pagelle, dai. Però dobbiamo metterci bene perché sennò non si vede niente. Allora, state di qua. Sì. Onana, sei. Sì, non è mai stato impiegato. Sì, poco impegnato. Però. Poco impegnato, direi normale, amministrazione. Skriniar 6,5, solido, impostava, muro, andava anche in avanti. 6,5, siete d'accordo? Sì. Poi Acerbi 6, comunque mi sembra un acquisto che, nonostante quello che si dicesse, esatto, sta facendo il suo sempre. Contro ogni pronostico. Bastoni mi è piaciuto molto, ha spinto tanto. Gli darei un bel 7, siete d'accordo. Poi Dumfries così, mi sembra un momento un po' di difficoltà. Qualche passaggio sbagliato, però.
deve un po' ritrovarsi, ecco, così va meglio. Va meglio. Poi a centrocampo direi che hanno giocato bene tutti. Mkhitaryan 7 e mezzo, ha sbloccato la partita dopo il gol di Firenze, un altro tassello importante. Ma meglio per lui perché cresce in fiducia. L'ha detto ieri, l'ho intervistato. Bene anche Çalhanoğlu, che ormai è un centrocampista totale. Adesso bisogna vedere come rimettere Brozovic dentro questo meccanismo che sta andando. Forse può essere anche un problema. Barella, altra grande partita anche lui. Çalhanoğlu quanto gli diamo? Ma 7. 7? Anche Barella 7? Anche 7 e mezzo. Anche 7 e mezzo, va bene. Poi a sinistra Di Marco, bella partita, ha spinto tanto. Titolare inamovibile. Spiace un po' per Gosens, secondo me meriterebbe un po' di più, no? Sì, però stesso discorso l'anno scorso. L'anno scorso Perisic non poteva far star fuori. Quest'anno la stessa cosa Di Marco. Di Marco con 7? Sì, 7. Poi Lautaro ha fatto una gran partita, però ancora non riesce a giocare, a segnare a San Siro dal ottobre 2019 che non segna in Champions a San Siro. Però 6 e mezzo gli diamo? Sì, anche se manca il gol. Ha fatto l'assist a Dzeko per il secondo gol. Poi Dzeko, ci dobbiamo fare i complimenti, come l'anno scorso, decisivo nella Champions, doppietta. C'era qualcuno che diceva che era finito, che bisognava rottamarlo, pensionarlo. Campioni come lui non posso. È chiaro che se gioca ogni 3 giorni sempre, alla fine a una certa età fa fatica. Però se riesce a gestirlo come ha fatto Inzaghi anche a Firenze, tenendolo fuori all'inizio, mettendolo negli ultimi 20 minuti, questo è Dzeko, l'abbiamo visto stasera. Inzaghi 7 per l'impresa comunque di qualificazione. Sì, cioè, comunque, io sinceramente non me l'aspettavo di passare. Penso nessuno girone. Col Barcellona, che salutiamo, ringraziamo. Veramente Xavi. Poi, esatto, dei subentrati, Aslani 6. Sì. Speriamo che cresca, che superi quell'errore di Barcellona. Secondo me quello l'ha condizionato un po'. E poi abbiamo, Gosens 6, diamo 6 a tutti. Correa che ha fatto l'assist per Lukaku, però poi si è mangiato un gol. Sempre 6. 6. E Luca Cone? Quasi 7. 7. È entrato bene in partita. Entra, segna. E speriamo non si fermi più adesso. Speriamo. E speriamo così. Poi Gagliardini, 6, diamo 6 di stima. Di... Sì, perché ha fatto quel recupero su gol. Bene, dai. Ci siamo dimenticati qualcuno? Aslani, Correa, Gosens, Lukaku e Gagliardini. No, ci siamo. Ragazzi, adesso vediamo come va in campionato. Speriamo di... Sempre forza Inter, amala. Grazie del vostro contributo. Super pagellone da San Siro. Guardate che bello. Che bello stadio alle mie spalle. Gli amici se ne vanno. E noi vi diamo appuntamento a domani mattina, Te Caldo più famoso di YouTube, dichiarazioni di Zhang che lasceranno il segno. E poi vediamo quello che succederà. Noi siamo qui a raccontarvi quello che succede. Poi mi dicono che qualche cialtrone sostenga che a dicembre ci siano 50 gradi. In Arabia Saudita ce ne sono al massimo 30, ma basta andare su Google. Capiamo che con le difficoltà che avete con l'inglese, con l'italiano, anche a fare ricerche semplici su Google, sì, si hanno un po' di problemi. Vabbè. Comunque anche il fatto che sia saltata la tournée in Arabia Saudita è un'altra comunque dimostrazione come... Anche gli affari che possono sembrare chiusi, conclusi, quasi definiti, per poco possono saltare per aria e dare poi sviluppo a tutta un'altra storia. Cercheremo di raccontarvela come facciamo sempre. Linea al canale, appuntamento domani mattina col Te Caldo più famoso di YouTube. Alla prossima!